Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi delle donne che mi hanno ispirata nel corso degli anni, in particolare le scrittrici da cui ho appreso qualcosa o che mi hanno ispirato in un qualche modo ad essere la persona che sono oggi. Questo video è in collaborazione con Anna Luisa, un brand di gioielli sostenibile alla portata di tutti. Io in particolare indosso uno dei tre orecchini che ho appunto scelto dal loro sito. Vi lascerò poi qua sotto in descrizione il link ai modelli qualora foste curiosi e c'è anche un codice sconto per voi per avere il 10% di sconto. Una delle cose che mi piacciono di più di Anna Luisa è che è veramente un brand per tutti e lo fa in maniera sostenibile. Infatti potete trovare diversi gioielli per diverse occasioni, dai più semplici, partono da un prezzo di $39 a accessori un po' più ricercati, quasi da grande occasione. Sapete che non sono una persona che si abbiglia in modo appariscente o che indossa tantissimi gioielli, preferisco scegliere poche cose però appunto di qualità, questi gioielli lo sono assolutamente. È un brand con una forte attenzione all'etica, qualora possibile i materiali vengono riciclati e la durabilità di questi prodotti è veramente alta, sono di buona fattura. C'è un filo conduttore per quanto riguarda questi orecchini, non so se avete notato, sono tutti e tre a cerchio, tutti però leggermente diversi fra di loro. Mi piacciono queste linee comunque molto classiche perché non ti stanchi mai di indossarli ed è un piacere veramente indossarli anche per la vita di tutti i giorni, anche lavorando da casa o per un aperitivo fuori, adesso che finalmente è possibile farlo. C'è da dire poi che due di questi orecchini andranno direttamente a mia sorella. Non è una scrittrice, ma è una donna ed è anche lei una delle mie ispirazioni di ogni giorno, quindi sono contenta di poterla coccolare con questo piccolo pensiero. Spediscono in tutto il mondo e offrono una spedizione veramente veloce, ogni tanto poi escono dei nuovi modelli, quindi se avete piacere potete seguirli su Instagram o iscrivervi alla loro newsletter per rimanere sempre aggiornati. Vi lascio tutti i riferimenti qua sotto in descrizione assieme al codice sconto. Tornando alle scrittrici, la prima non sarà una grandissima sorpresa perché è anche una delle mie scrittrici preferite di sempre, ovvero Agatha Christie, la regina del crime, la mamma di Poirot, uno dei miei personaggi investigativi e non preferiti di sempre. Io vorrei veramente che fosse possibile essere amica nella vita vera di Poirot e mi sarebbe tanto piaciuto vivere ai suoi tempi, ma solo avendolo come amico, sia chiaro. Che cosa mi ha insegnato zia Christie oltre a come poter mascherare un omicidio e farla franca? No, ovviamente sto scherzando. Per me è un grande punto di riferimento perché bene o male mi ha accompagnato in diverse fasi della mia vita. C'è sempre stata lei, sempre. Nei momenti più bui sapevo sempre di potermi rifugiare in uno dei suoi romanzi, con Poirot o senza. Quello che mi ha insegnato maggiormente è prestare attenzione ai piccoli dettagli e soprattutto anche alle piccole voci. Può sembrare una cosa banale o scontata, ma per me non lo è affatto. Penso che al giorno d'oggi diamo tantissime cose per scontate e per dovute, soprattutto dimenticandoci a volte della nostra condizione privilegiata. Ognuno ha un po' le sue fortune e sfortune, ognuno di noi ha i suoi problemi che condivide o meno. Ciò che ci accomuna però è essere umani e la componente umana e psicologica emerge a tratti più, a tratti meno, in tutti i libri della Christie. L'attenzione proprio alla persona. Una cosa che da subito mi ha colpito è come ad esempio il personaggio di Poirot, ma anche quello di Miss Marple, come si rivolgono loro ai domestici, che spesso le persone tendono a snobbare, a non considerare più di tanto, come se non fossero persone, perché non al loro pari, non hanno il loro stesso stato sociale. È una cosa molto triste al giorno d'oggi, voglio sperare che non ci siano così marcate differenze fra le persone, ma purtroppo in tanti ambiti diversi anche al giorno d'oggi succede. E fare caso a queste piccolezze, se vogliamo chiamarle così, è una cosa secondo me in realtà molto importante perché denota anche gentilezza verso il prossimo. Un'altra cosa che ha stimolato tanto in me questa scrittrice è il pensare, mettermi in moto, non cedere alla pigrizia di magari cercare qualche cosa in rete o di non fare troppo caso a qualcosa, ma cercare proprio di mettermi lì a pensare, non solo per risolvere gli enigmi dietro i suoi libri perché tanto su quello non ci riesco mai, ma nella vita di tutti i giorni ci sono tantissime occasioni
occasioni in cui può capitare, anche solo banalmente mettersi a fare due conti così a mente invece che usare la calcolatrice, per dire. Una scrittrice che non mi ha fatto sentire sola è Vera Brosgol. Finalmente, leggendo i suoi fumetti, non mi sono sentita sola, ho rivisto un po' la mia condizione di essere metà italiana, metà ungherese. Nel caso di questa autrice, lei ha origini russe e fa sempre un po' riferimento alla sua esperienza personale, sia in Sempre Pronti che Anya e il suo fantasma. Parla della difficoltà di sentirsi accettati e di integrarsi, di non sentirsi né da una parte né dall'altra, ma di essere in questo limbo che nessuno sembra comprendere o accettare. Ci si sente quindi diversi, si fa fatica a inserirsi nei gruppi, ci sono dei momenti in cui vorresti essere soltanto, tra virgolette, di una nazionalità o fare riferimento a un gruppo e mandare all'aria tutte le altre tue origini, però crescendo, per fortuna, si realizza quanto sia preziosa invece questa, tra virgolette, diversità. Io ve ne ho parlato già in uno scorso video un po' di tempo fa, del fatto di essermi vergognata in passato da molto giovane delle mie origini, probabilmente perché l'Ungheria non è un paese cool come può essere l'America, il Giappone, l'Inghilterra. L'Ungheria è un paesino piccolo che soprattutto negli anni 90, fine anni 90, subiva tanti tanti pregiudizi e quindi mi sono sentita molto spesso in difficoltà. Per fortuna, crescendo, mi sono resa conto della mia stupidità. Io vado più che orgogliosa oggi, finalmente, delle mie origini e di poter parlare ungherese. Non mi vergogno a parlarlo anche se faccio 3000 errori, però penso che sia una qualità veramente molto molto preziosa. E quello che mi ha fatto rendere ancora più conto di questo e che mi ha fatto sentire non sola è stato appunto leggere Vera Brosgol. Altra scrittrice che per me è un porto sicuro, Banana Yoshimoto. Leggendo Kitchen in particolare ho sentito da subito una fortissima connessione con i temi trattati dall'autrice non soltanto in questo libro ma in diversi suoi romanzi e il modo di affrontarli, in particolare il dolore, la sofferenza, il lutto, la morte, tutte cose che spaventano tantissimo. Contate che ho iniziato a leggere Banana Yoshimoto in un momento in cui forse comprendevo fino a un certo punto tutte queste emozioni e sono cresciuta poi vivendole in maniera molto brusca, se così possiamo dire. Quindi mi sono affacciata sempre di più, come purtroppo è normale che sia crescendo, alla morte, alla paura di perdere improvvisamente uno dei propri cari e cercare di capire come gestire il dolore, come conviverci in un certo senso, perché superarlo, come si supera il dolore della perdita. La delicatezza con cui la Yoshimoto riesce a trasmettere tutto questo, a farti sentire capito, non solo, e di sicuro non ti dà delle risposte su come star meglio, su come vivere la tua vita, però questa forte eleganza e delicatezza anche nei momenti di maggior sconforto, diciamo, mi ha ispirata veramente tantissimo a ricercare questa sorta anche di gentilezza verso se stessi nel comprendere e accettare i sentimenti anche più oscuri, anche quelle cose che spesso possono spaventarci. Ho tenuto per ultima la scrittrice probabilmente più influente, più importante sotto certi punti di vista, ovvero Magda Szabo. Questa è una scrittrice ungherese, probabilmente la più conosciuta in Italia, ma anche fuori dall'Ungheria, penso che sia una delle più famose e apprezzate. Io sono molto legata a questa scrittrice perché era la scrittrice preferita di mia nonna, la mia nonna materna ungherese. E prima ancora di iniziare a leggerla, prima ancora di scoprirla come scrittrice, perché in realtà l'ho scoperta piuttosto recentemente, vedevo spesso i suoi libri nella libreria di mia nonna e sentivo citare appunto da mia nonna. È una di quelle tante cose che, tornando indietro, avrei voluto approfondire di più, avrei voluto mettermi a leggerlo prima, impegnarmi di più a imparare a leggere in ungherese e condividere di più, insomma, con mia nonna. Per cui ci sono molto affezionata, perché tutte le volte che leggo il suo nome o vedo un suo libro penso alla libreria dei miei nonni, che adesso purtroppo non c'è più, penso
al tempo, per lo più bello, devo dire che col tempo sono più i bei ricordi quelli che rimangono passati assieme appunto ai miei nonni. Questo sommato al fatto che fra queste pagine si ritrova comunque l'Ungheria, anche se è un'Ungheria che io di fatto non ho vissuto perché antecedente comunque alla mia nascita, mi riporta in mente tanti ricordi e tante sensazioni spesso anche molto contrastanti, devo essere sincera. Però questo non toglie valore, anzi, e mi stimola in un qualche modo, mi fa capire come vorrei essere. Quali sensazioni voglio portarmi dietro, che tipo di formazione voglio arrivare ad avere, che cosa voglio condividere con gli altri. Mi dà tante energie positive. Per fortuna ho ancora tanti libri suoi da leggere, sia in italiano che spero prima o poi in ungherese, visto che ci sono ancora tanti libri inediti qua in Italia, ma di cui ho appunto copia cartacea in ungherese. È una grande motivazione riprendere a leggere in ungherese per poter leggere i libri di Magda Szabo. Prima o poi ce la farò. Queste sono le prime autrici che mi sono venute in mente pensando a quello che sono io oggi, che cosa mi hanno lasciato, che cosa mi hanno ispirato a fare, che motivazione mi danno nella vita di tutti i giorni, che cosa mi porto dietro dalle loro opere. Oltre a ringraziare queste autrici, ringrazio anche Anna Luisa per aver collaborato al video. Qua sotto in descrizione trovate il link al loro sito, che vi ricordo veramente alla portata di tutti, è un brand sostenibile, i loro gioielli partono dai 39 dollari in su e poi con il codice sconto CBSD Voi 10 avete anche il 10% di sconto. Io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto, magari attraverso queste autrici avete anche scoperto qualcosa di più su di me, sul perché magari faccio dei riferimenti, perché mi piacciono particolarmente queste autrici. Magari avete scoperto e non lo sapevate che ho origini ungheresi. Non lo dico sempre, ma a me sembra di ripeterlo spesso, però è una parte che con gli anni è diventata sempre più importante, quindi sono contenta nel mio piccolo di poterne parlare, poter condividere un po' di questo. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!